Bentornati, ci sono ancora molti forse intorno allo spaventoso incidente che ha portato alla morte 157 persone con l'aereo della Ethiopian Airlines precipitato 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba, era diretto a Nairobi come sapete. Ma forse l'ipotesi più probabile è che all'interno della cabina di pilotaggio si sia svolta una vera e propria battaglia tra i piloti e il computer che dava indicazioni che poi alla fine hanno portato probabilmente allo stallo dell'aereo e a farlo precipitare. È un aereo che contiene tante storie, è un aereo pieno di volontari cooperanti. Muavero, nostro ministro degli esteri, l'ha definito di persone con l'Africa nel cuore, ovviamente rivolto alle 8 vittime italiane, ma ce n'erano tante altre che avevano l'Africa nel cuore. All'interno di questa gabbia, che poi è stata appunto quella che ha rinchiuso le vite di queste persone, Alessio Quaranta è direttore generale di ENAC, cioè l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile. Buongiorno Buongiorno a e lei. benvenuto. Edoardo Albinati, scrittore, è qui con noi per una riflessione che fra poco scopriremo. Io comincerei con lei, direttore. Si sarà fatto un'idea, per quanto, insomma, ovviamente bisogna aspettare gli esiti delle analisi dei dati che sono contenuti nelle scatole nere che sono state recuperate e che, per quanto danneggiate, qualche risposta la daranno, ma lei un'idea, sebbene approssimativa, se l'è fatta o no, perché è la seconda volta che capita un incidente del genere a questo velivolo nuovissimo. Guardi, senza dati è difficile fare valutazioni. Certamente in prima analisi sembrano esserci similitudini con l'incidente di ottobre scorso, capitato in Della Lion Indonesia, sì, Air. della Lion Air. Sembrerebbe, come in quel caso, che ci sia stato un conflitto fra uomo e macchina. Dopo l'incidente della Lion Air, la Boeing, il costruttore, aveva diramato delle istruzioni operative su come formare i piloti per neutralizzare questa eventuale deficienza del sistema elettronico. Istruzione operativa, peraltro, approvata dall'autorità americana di certificazione. Questa è una macchina certificata dalla Federal Aviation Administration americana, essendo la Boeing una compagnia americana. Devo dire, ripeto, senza dati è molto molto difficile. Peraltro ieri notavo in alcuni servizi alcuni testimoni che parlerebbero di eventuale fumo a bordo, di fiamme nella fase di discesa dell'aeroplano, che se fosse confermata come informazione avrebbe scenari completamente differenti, Per senso ovviamente. dubbio. D'altra parte va detto che le indicazioni sono venute anche questa notte da Boeing, che ha diramato una informativa rispetto alla necessità di aggiornare il software, fa sembrare che probabilmente la causa possa essere la stessa dell'incidente indonesiano. Adesso va capito se è una causa aggiuntiva, ovvero si è trattato magari di una mancata applicazione da parte dei piloti di quelle che sono state le indicazioni operative che aveva dato il costruttore dopo l'incidente indonesiano. Onestamente, senza dati è difficile dirlo, però credo che già nei prossimi giorni, a cominciare dall'analisi della scatola nera che registra il colloquio a bordo Certo. dell'aeroplano, qualche idea maggiore si potrà fare. Per un breve aggiornamento andiamo da Enzo Nucci a Nairobi. L'assemblea ONU sull'ambiente che doveva tenersi ieri è iniziata. Ecco, che clima c'è stato? Perché c'è stato anche insomma, un minuto di silenzio per il ricordo delle vittime. Sì, un clima molto pesante. Ricordiamo che a bordo di quell'aereo c'erano 21 tra collaboratori e dipendenti delle Nazioni Unite che stavano arrivando qui a Nairobi proprio per partecipare all'Assemblea Mondiale sul clima che si è aperta ieri. E a ricordare appunto questi 21 tra dipendenti e collaboratori è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che ha ricordato appunto il loro impegno. Ricordiamo che c'erano anche molti stranieri che lavoravano alla sede di Roma della FAO o del World Food Programme e quindi erano anche loro molto legati all'Italia, appunto. Un clima di grande commozione, alcuni dei delegati che ieri hanno partecipato all'Assemblea erano vestiti di nero, proprio per ricordare i loro amici, i loro compagni di lavoro. Grazie Enzo. Lei ha scritto un libro dal titolo Cuori fanatici che racconta i ragazzi tra i 20 e i 30 anni, posseduti dalla smania inesauribile di capire e di relazionarsi con il mondo in una maniera più consapevole. Parlavamo prima della possibilità che a bordo dell'aereo si sia svolto una sorta di combattimento segreto, chiuso nel cockpit tra l'uomo e l'algoritmo. Hanno perso tutti e due.
Beh, questo è un tema che ricordo di aver visto lo schermo per la prima volta nella famosa battaglia tra il computer e gli astronauti in 2001 Odissea nello spazio, quindi che possa avvenire al questo 9000. Contro il cervellone al 9000, sì. E questo è uno di quei casi in cui le cose fatte dall'uomo possono essere decisive, sia nel costruire delle macchine che prendono il suo posto, sia invece di prendere l'iniziativa. Non so come, certo, cosa sia avvenuto in questo. Nel mio libro non ci sono macchine, ci sono soltanto, certo, persone che cercano la propria identità, cercano di capirsi, di capire, soprattutto parlando. Cioè, è un libro di dialogo, è un libro di scambi, di triangoli, anche di litigi, di conoscersi attraverso l'altro, attraverso l'altra persona, che può essere il tuo amico, che può essere, possono essere marito e moglie, può essere il padre con le proprie tre figlie. Ci sono un po', credo, tutte le possibili incroci. Anche molti giovani, come quelli che erano sull'aereo, alcuni erano appunto giovanissimi funzionari o volontari, sì, anche 27 italiani. 27 anni, 30 anni. Sì, questo vorrei ricordare in particolare di questo evento, quando poi si parla molto spesso negli ultimi tempi con un certo sprezzo di chi lavora in queste organizzazioni, come quasi tutti siano persone molto giovani, persone che vanno in paesi a fare un'opera umanitaria, quindi insomma è molto toccante all'interno di quella che rimane comunque una disgrazia, una tragedia terribile, il fatto che a bordo vi fossero persone che lavorassero in questo modo. Ecco, di fanatico non c'è nulla, insomma, il suo titolo è Cuori fanatici, vuol dire cuori appassionati, vuol dire... Ma sì, la parola fanatico adesso ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, un significato esclusivamente negativo, perché è legato al fanatismo religioso, all'estremismo, oppure il fanatismo calcistico. Certo. Mentre in questo senso ho usato questa parola accostandola al cuore, certo, proprio invece, diciamo, la passione, il soprattutto il desiderio. Ecco, questo è un libro sul desiderio che nutrono dentro, tra i vari personaggi, sia le bambine che hanno 5, 6, 10 anni, come sono le figlie del protagonista, Nanni, sia questi giovani uomini e giovani donne, appunto tra i 20 e i 30 anni. La storia è ambientata all'inizio degli anni 80, perché quello è stato un momento di passaggio di epoche, no? Quindi non si sa ancora chi si è, che cosa sarà la tua vita, e quindi ce lo si chiede reciprocamente. Io gli ultimi secondi li spenderei ancora con il dottor Quaranta per capire esattamente la politica sia dell'Unione Europea e sia dell'Italia rispetto a questo problema di questi Boeing che per esempio la Cina e Singapore hanno lasciato a terra. In Europa noi abbiamo un sistema coordinato che vede la presenza di un'agenzia specializzata dell'Unione Europea che si chiama l'EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che si occupa di effettuare il coordinamento della safety per i Paesi membri, 28 oggi, domani 27, a seconda della collocazione del Regno Unito all'interno o meno di quest'area che gestisce la safety. In questo momento noi siamo in forte contatto con questa organizzazione, che a sua volta è in contatto con il costruttore e con le autorità americane, in attesa di capire se c'è una necessità di un intervento, ovvero se le specifiche già date dopo l'incidente indonesiano sono comunque sufficienti a gestire la problematica. I velivoli sia in Italia che in Europa di questo tipo volano a questo punto? Al momento tutti i velivoli immatricolati in Europa stanno volando senza difficoltà e peraltro non hanno mai avuto nessun tipo di difficoltà segnalata e riportata in Europa. Ringraziamo Alessio Quaranta, direttore generale di ENAC, e Edoardo Albinati per essere stati con noi. Ricordando il suo libro Cuori infranti, amore e ragione, edito da Rizzoli. Grazie ancora. Adesso cambiamo.